Ma buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati a questa nuova puntata di Prima di Tutto che dà il via ad un'altra settimana insieme. Oggi è 12 febbraio 2018, trascorreremo quest'oretta insieme sfogliando i nostri quotidiani. Oggi, come sapete bene, è lunedì e dunque la città non è in edicola, ma parleremo soprattutto tramite i nostri quotidiani di sport e di calcio in modo particolare, ma non solo, anche di basket. Per esempio nel Teramo Basket, che ha riportato un'importante vittoria contro Matera, accade invece c'è il Giulianova Basket e, come è noto, ormai lo si sa, quella dura sconfitta del Teramo Calcio contro la Fermana. Ieri i ragazzi di Ottavio Paladini sono tornati in campo ad allenarsi, dove sono stati tra l'altro rimproverati da alcuni tifosi. Ma tutto questo lo scopriremo tra poco, adesso andiamo a scoprire chi è il santo del giorno. Oggi si ricorda Sant'Eulalia. Sant'Eulalia, patrona di Barcellona, fu una fanciulla che subì il martirio all'età di 13 anni sotto Diocleziano. Poiché rifiutava di rinnegare la sua fede cristiana, Eulalia fu sottoposta dai romani a 13 torture, fra cui fu chiusa in un barile pieno di chiodi e fatta rotolare in una strada identificata dalla tradizione con l'attuale discesa di Sant'Eulalia. Le furono tagliati i seni, fu crocifissa su una croce a forma di X, alla fine fu decapitata. Si narra che una colomba volò dal suo petto alla fine del martirio a simbolo della sua anima. Questa è un'altra somiglianza con la storia di Eulalia di Merida, di cui però si narra che la colomba spiccò il volo dalla bocca. Esistono inoltre delle sovrapposizioni fra le torture attribuite all'una e all'altra santa. E partiamo dunque con la rassegna stampa e, come consuetudine, con il quotidiano Il Centro in primissima pagina. Ferito con 5 coltellate e grave a Corropoli, un rumeno di 45 anni colpito ripetutamente dal rivale in amore al culmine di una violenta lite. L'aggressore è arrestato con l'accusa di tentato omicidio offendente all'addome e al cuore. E poi nelle cronache, lite tra genitori alla partita dei figli, accaduto a Pineto. La fotonotizia: Teramo in bambola, i tifosi lo processano. Si parla naturalmente di Sanremo per le cronache nazionali. Meta e Moro festeggiano, i Baglioni pensa al bis. Ma torniamo in zona verso le elezioni. Teramo, noi per l'Italia saremo protagonisti. A Montorio cade in una buca comune, condannato. Questo e tanto altro, ma andiamo ad approfondire con la prima pagina del quotidiano Il Centro. Eccoci qui, la corsa alla regione è partita. Insomma, siamo ancora a parlare giustamente di elezioni politiche, ma si iniziano a fare i conti con la corsa alla regione. E vediamo qui appunto dei nomi come ad esempio Febbo, Gerosolimo, Gatti, Pepe, Iampieri, Luciani, Sospiri, Marcozzi, Liri e Chiodi. E si legge di spalla: da Lolli a Febbo e dalla Marcozzi a Gatti e Pepe Gerolosolimo, quelli sono più accreditati con Di Stefano di Tubante, i più accreditati alla poltrona. Ma c'è ancora, ci sono ancora altri nomi da sottolineare come Luciani, Sospiri, Marcozzi, appunto l'abbiamo visto, Monticelli di primo sclocco, Bruchi e Di Benedetto esclusi, delusi, sconfitti e sindaci. Ecco chi pensa già a l'emiciclo. L'uscita di scena del governatore apre le danze, sono 7 però le favorite alla sua successione. E poi c'è l'esercito degli aspiranti consiglieri con Di Primo, Bruchi e Di Benedetto in pole position. E intanto Forza Italia Pagano inaugura la sede e accusa D'Alfonso fugge. Proseguiamo con l'altra pagina dedicata alla politica. Dimissioni e ritorno alle urne, i 120 giorni di D'Alfonso. Se viene eletto al Senato, gli abruzzesi torneranno alle urne a settembre. E poi, tra le varie notizie che leggiamo, questo trafiletto: le tappe di ciò che accadrà sono già fissate, dimissioni entro 30 giorni e poi 3 mesi per eleggere il suo successore, ma i tempi possono dilatarsi grazie a 2 scuciture. In piazza le candidate Sara Stente e Daniela Torto, tappabocchianico dei 5 Stelle, ma proseguiamo e vediamo
Altre notizie con, oltre quelle chiaramente di carattere nazionale, andiamo direttamente alle pagine locali. Ed eccoci qui, siamo a Teramo, naturalmente la politica primeggia anche in questo caso. Verso il voto del 4 marzo riconquisteremo Teramo e l'Abruzzo, parte la campagna elettorale di Noi con l'Italia. Chiodi attacca D'Alfonso, dice che diventerà ministro, fanfaronate. E poi vediamo anche le foto di questo giorno e andiamo invece ad Alba Adriatica. Ad Alba si annuncia una sfida tra 6 candidati sindaco e non solo un gran numero, perché probabilmente anche quando toccherà a Teramo ce ne saranno forse chissà anche più di 6. I cani randagi pesano sui conti, pronta la scure del commissario. Il canile di Carapollo è troppo piccolo. Il comune è costretto a ricoverare gli animali a Castellalto. Il costo annuale è di circa 250.000 euro, spesa che potrebbe ridursi nel prossimo bilancio. Cade nella buca condannato il comune. Montorio, l'ente dovrà risarcire i danni ad una donna che si è ferita scivolando sulla strada dissestata. Gli amici di Culone raccolgono fondi per i malati in ricordo del tifoso Valerio Giannobile e poi Ponzano, un anno dopo la frana, incontro su progetti e risorse. Continuiamo e andiamo a voltare pagina. Ecco qui la notizia che abbiamo visto anche in apertura. Lite tra genitori alla partita dei ragazzi. A Pineto scoppia un parapiglia sulle tribune per un padre che incita il figlio. L'arbitro sospende la gara con il Marsica Calcio. Ma insomma, genitori un po' più sportivi, un po' di fair play ci vuole. Giulianova, il comune incontra il comitato organizzatore della festa del Porto Salvo e poi a Roseto. In 4.000 a Sport per la vita, grande affluenza per il galà di patinaggio e beneficenza, tanti campioni e la vedova di Pavarotti. Continuiamo con il quotidiano Il Centro, lo abbiamo visto anche questo in apertura. 5 coltellati al rivale in amore a Coropoli, Romeo in fin di vita dopo essere stato colpito dall'ex della fidanzata, aggressore fermato per tentato omicidio. E poi abbellante polemica sulla nomina degli scrutatori a Giulianova, Filipponi confermato segretario del PD di Giulianova, l'hanno votato i 3 circoli cittadini. E sempre a Giulianova diminuiscono le multe dei vigili. Nel 2017 sono state 5.562 contro le 7.619 dell'anno precedente. Giustini dice un calo fisiologico. Ma proseguiamo e andiamo adesso alla pagina di Pescara. Il concorso per l'ospedale infermieri, 600 domande per 13 posti, richieste da tutta Italia, assunzioni da giugno, geriatria, medicina e reparti con la maggiore necessità di personale. Bici e pedoni 150 investiti, colpa dei telefonini, il bilancio di un anno della Polizia Municipale. In effetti sono sempre maggiori gli incidenti che si verificano proprio per la distrazione causata dai telefonini. E naturalmente non manca il carnevale, i fatini e i supereroi, folla in piazza Salotto per il carnevale, sfilate anche domani a Francavilla, Pescara Vecchia e Outlet e mercoledì flash mob e bacio collettivo per San Valentino. E poi il carnevale angolano, riconoscete la bianchina di Fantozzi, molto simpatica in effetti quest'auto che ci ricorda il grande villaggio. Chef Cannavacciuolo alla Murena, pranza nel ristorante sulla Riviera, poi gira cucine da incubo a Francavilla. Il noto programma in cui in pratica si mettono in evidenza delle gravi mancanze in alcuni ristoranti. Siamo a Chieti, nega l'elemosina, 38enne aggredita, chiedo scusa, è accaduto precisamente a Vasto, fuori da un supermercato, donna non dagli spiccioli, un mendicante che la spinge contro i pilastri, il sindaco dice è gravissimo. Ma proseguiamo con un'altra notizia, vediamo subito cosa ci racconta la pagina dell'Aquila, la tragedia di Colle Pietro, uno schianto mortale, segnaletica carente, il perito inchioda il comune dopo l'incidente che costò la vita ad un 32enne. Ci sono 3 indagati che rigettano le accuse. E poi proseguiamo con il quotidiano e andiamo alle pagine sportive.
Andiamo a vedere chiaramente le notizie che ci riguardano da vicino, soprattutto per quanto riguarda il calcio. Se il centro, ci fate caso, il lunedì anche il centro è stanco. Io lo dico sempre, ed è vero, inizia male la settimana. Poi negli altri giorni, devo dire, problemi non ce ne sono, ma il lunedì ogni tanto ha qualche problema, diciamo così. È un po' stanco, deve riprendere giustamente il ritmo. Comunque, tra poco ce la farà anche il quotidiano Il Centro. Ecco qui che arriva. Speriamo, naturalmente, pare proprio di no. Allora, facciamo così: nel frattempo che il nostro quotidiano riprenda i sensi, come si dice, ecco adesso c'è riuscito, ma andiamo avanti ugualmente. Andiamo a vedere il commento del dopogara del tecnico biancorosso, il tecnico del Teramo Calcio, Ottavio Palladini, dopo questa durissima sconfitta per 4-2 contro la Fermana. La cosa più grave è che il Teramo era in vantaggio 2-0, si è fatto rimontare e poi doppiare dalla Fermana. Seguiamo appunto questa intervista. Ma al di là del tempo un altro, no? Sì, tu rientri in campo, prendi subito dopo 4 minuti un gol così stupido, regalato, non so se c'era fallo, ma hanno detto che era mezzo fallo, ma queste secondo me sono stupidaggini che non ci portano da nessuna parte. E appena preso quel gol, hai incominciato a vedere i fantasmi. Cosa che non deve succedere, perché noi al di là di quello tu devi continuare a giocare a calcio e cercare di fare quello che hai fatto anche nel primo tempo. Poi abbiamo regalato il secondo gol e da lì sono arrivate tutte le difficoltà che ci abbiamo avuto, no? Perché ci siamo impauriti, non abbiamo più aggredito l'avversario, abbiamo aspettato senza vincere i duelli e quindi quando non vinci i duelli fai fatica. Quindi un problema mentale, una causa mentale, non fisica. È chiaro e palese, chiaro, chiaro e palese, perché poi non è la prima volta che succede questo. E mi dispiace perché a fine primo tempo ci eravamo proprio detti di continuare a giocare a calcio, di essere intensi, cattivi, perché la Fermana fa della sua forza soprattutto l'aggressività, la determinazione, no? Al di là delle giocate, anche una squadra che. Anche dei buoni giocatori, però regalare così mi dà molto fastidio. Ha qualche rammarico sulle sostituzioni che ha fatto prevalentemente alla fine, oppure col senno di poi, ovvio che. Ma questo noi abbiamo dimostrato che se noi ci difendiamo non siamo una squadra che ci possiamo difendere. Abbiamo preso due gol, uno al quarto minuto, uno mi sembra al dodicesimo, tredicesimo. Sì, poi è proprio mezz'ora sostanzialmente. Quindi, se è andato sul 2-2, hai provato a rimanere in partita cercando di riprovare a fare il terzo gol, ma da lì abbiamo preso un altro gol stupido, per non parlare poi del quarto gol. Dopo provi, ma secondo me, al di là delle sostituzioni, è proprio un fatto mentale che è su quello che bisogna lavorare. Beh, naturalmente anche Ottavio Palladini è piuttosto turbato da quanto accaduto, ma questo è il calcio. Tra poco parleremo anche del Teramo Calcio, prima però del Pescara. Il capitano biancazzurro sugli scudi, Bruma si conferma la stella del Pescara. L'uruguaiano risponde al monito dell'allenatore segnando alla Salernitana un altro gol decisivo. Finora le sue reti 6 hanno regalato al Delfino 11 punti. E poi andiamo a vedere per l'appunto l'articolo dedicato al Teramo Calcio dopo il crollo di Fermo Teramo in un tunnel senza uscita, tifosi delusi, strigliata alla squadra Albonolis. Il calendario non aiuta, sabato la trasferta a Salò. È un periodo effettivamente difficile per i biancorossi, un'altra trasferta probabilmente adesso non ci voleva. San Nicolò Show, la Vastese è in crisi, Vastese San Nicolò 2-3, la svolta dopo appena 5 minuti, espulsione di Iarocci e gol ospite su rigore per la squadra di Colavito, terza sconfitta di fila dopo un'ottima partenza. Adesso pare proprio che la Vastese sia in un periodo no.
Vediamo l'Aquila a quattro passi verso i playoff. Un ispirato Boldrini con una doppietta trascina il rossoblu contro il Fabriano Cerreto. Stesso risultato utile consecutivo 4-0 l'Aquila Fabriano Cerreto. Velocemente andiamo a scorrere le pagine. Torna il sereno. Pineto salva Amaolo e dopo tre sconfitte ottiene il riscatto. Vediamo appunto Pineto Jesina 2-1, gol fantasma nega la vittoria al Francavilla, l'arbitro convalida su 1-2, scoppia la bagarre, due espulsi, Patron Candeloro, campionato falsato. E poi andiamo avanti con l'Avezzano, Avezzano confuso, fallisce l'operazione sorpasso. E poi Vitelli, Scholl, Giulianova, graffia in questa 25esima giornata. L'attaccante giallorosso regala i 3 punti. Miglianico KO, ma recrimina per un gol annullato. Real Giulianova 1-0. Prosegue dunque il periodo d'oro dei giallorossi. Ancora Trisicchieti, ma quanta fatica. San Salvo KO, Gelsi furioso. Ci spostiamo ancora una volta. 1-2 Bizzarri. La Virtus Teramo continua a volare. Ottimo risultato dunque, Mutignano versus Teramo 0-2. E poi nell'altra pagina continuiamo, il Delfino torna al successo ed è anche solo al comando, il Delfino Ortona 2-1, la formazione di Bonati si rilancia dopo il KO di Raiano, il liquido Ortona 2-1, Saltarin apre le danze, Pompilio firma il pari, poi Carpegna regala 3 punti ai suoi. Sfogliamo ancora pagina, andiamo velocemente a vedere altri sport oltre al calcio. Sempre se il quotidiano del centro decide di darci retta, perché ormai lo sapete che ogni tanto decide di bloccarsi, ma in qualche modo spero riusciamo ad andare avanti. Sembra proprio di no, questa volta ha deciso di bloccarsi. Vabbè. E noi che possiamo fare? Ci fermiamo anche noi, brevissima pausa pubblicitaria e poi torniamo insieme col centro, forse. Teleponte, la tua televisione, la TV che ti racconta di tutto, per tutto il giorno. Partiamo alle 7 in diretta con Prima di Tutto, con la rassegna stampa dei quotidiani locali e dei siti di informazione web. Ospiti in studio. Ogni giorno dalle 12:30, spazio ai piatti più gustosi con la nostra trasmissione A Casa di Ludo. Alle 14 alle 19:15 l'edizione in diretta del telegiornale, occhi puntati sull'intera provincia di Teramo, ma anche su tutte le notizie di carattere regionale. Alle 21, dal lunedì al venerdì, Dopo Tutto, trasmissioni di attualità, politica, arte, sport. Il lunedì alle 21:30, spazio al basket con la gara del Teramo Basket 1960. Il martedì alle 21:30 la gara di basket della Teramo a Spicchi. Il mercoledì alle 21:30 la spassosa trasmissione di sport Falso 9 con Silvio Sarta. Mentre il giovedì alle 21:30 appuntamento con Cuori Biancorossi, il format dedicato ad un personaggio sportivo della città di Teramo. E il venerdì alle 21:30 la trasmissione di approfondimento Diciamola Tutta. E poi le nostre trasmissioni speciali come La Scienza in Valigia, Destinazione Abruzzo. Il nostro viaggio tra i borghi della provincia di Teramo, tra splendidi paesaggi ed enogastronomia con Borghi e Gusto. Lo spazio dedicato all'Istituto Zooprofilattico Caporale d'Abruzzo e Molise, Caporale e Restart Va Vibrata. La domenica seguici con Remake, il riassunto di tutti i principali avvenimenti della settimana. E naturalmente, nel corso dell'intera settimana, approfondimenti e redazionali giornalistici sui fatti più interessanti avvenuti in regione. Teleponte è sempre con te.
Riprendiamo la nostra rassegna stampa con il quotidiano Il Messaggero. Cade dalle braccia della mamma, terribile questa notizia, gravissime ferite per una bimba di 3 mesi. L'incidente nella notte durante la poppata, è stata ricoverata in neurochirurgia al Gemelli. Sul fatto accaduto ad Ari indagano i carabinieri. E poi Avezzano, badante uccisa, tracce di sangue decisive. Herman Meta e Pescara, quel concerto porta fortuna prima di Sanremo, artigianato, cibo, giorni decisivi per Piazza Muzzi. E poi all'Aquila, Piazza d'Armi, un tetto per le bancarelle. Queste le notizie principali che ci racconta il quotidiano Il Messaggero, ma andiamo ad approfondirle. Siamo alla pagina di Pescara, revoca in arrivo a Piazza Muzzi, artigiani in rivolta. La giunta intende azzerare la graduatoria dei 23 assegnatari degli spazi al piano superiore del mercato, Forza Italia accusa. E poi la pagina dell'Aquila, per il mercato di Piazza d'Armi il comune apre alla copertura, occorreranno da 1-2 milioni di euro per realizzare la struttura. E poi determinanti le tracce di sangue, il delitto di Colli, le hanno trovate i carabinieri del RIS nella Lancia del Romeno, come mai erano nell'auto se la donna era morta cadendo in casa? Questi chiaramente i dubbi degli inquirenti. E poi ritroviamo la notizia di apertura. Cade mentre la madre l'allatta, grave una neonata di 3 mesi. Ad Ari il dramma nella notte in una casa, la piccola riporta una frattura cranica. Scattato il trasferimento nell'ambulanza, al Gemelli di Roma, la bimba è in prognosi riservata. Siamo alla pagina di Teramo, dobbiamo ricostruire il modello Teramo perduto. La quarta gamba del centrodestra si presenta con Quagliariello e Chiodi, nessun riferimento alla caduta di Brucchi, ma ormai si tesse la tela per le comunali. E ancora il relitto dimenticato della nave dei Borboni in Val Vibrata. E poi ancora nella pagina di Teramo, raccolti fondi per l'associazione ISIS e Parco Franchi. A Giulianova ricorso al Consiglio di Stato, la famiglia Marchionni contesta la decisione del Tribunale Amministrativo. E siamo allo sport, Pescara, segnali molto zemaniani, Brugman, altro gol da 3 punti per lo stacanovista. Teramo a rapporto dai tifosi al Bonolis, Paladini assieme alla società ha annullato il giorno di vacanza, gli ultra si erano fatti sentire al ritorno dopo il suicidio, virgolettato, di Fermo. E poi Boldrini super, Fabriano K.O., l'Aquila Fabriano 4-0, l'attaccante firma una doppietta e trascina i suoi al successo appunto per 4-0. Vastese si sveglia tardi, il San Nicolò Corsaro e poi la San Giustese blocca sullo 0-0, l'Avezzano. Giulianova di misura, Vitelli match winner, Chieti torna a vincere ma che fatica contro San Salvo. Roseto, la maledizione continua, gli Sharks perdono a Piacenza in questa stagione, mai un sorriso lontano da casa, quante occasioni perdute. E ancora per quanto riguarda il basket, Campli, Pescara e Teramo in duello per i play-off. L'Ortona ritorna al successo dopo ben 17 sconfitte consecutive, pesante batosta per il Giulianova, mentre vince il Teramo Basket contro in una partita, devo dire, veramente molto importante. E allora, contro Matera. Andiamo adesso invece in pubblicità, perché è tutto per il quotidiano Il Messaggero, e poi torniamo insieme con l'ospite di questa giornata. Si tratta di Florio Corneli, presidente di Federmanager. A tra poco. Teleponte, la tua televisione, la TV che ti racconta di tutto, per tutto il giorno. Partiamo alle 7 in diretta con Prima di Tutto, con la rassegna stampa dei quotidiani locali e dei siti di informazione web. Ospiti in studio. Ogni giorno dalle 12.30 spazio ai piatti più gustosi con la nostra trasmissione A Casa di Ludo. Alle 14 alle 19.15 l'edizione in diretta del telegiornale, occhi puntati sull'intera provincia di Teramo, ma anche su tutte le notizie di carattere regionale. Alle 21, dal lunedì al venerdì, Dopo Tutto, trasmissioni di attualità, politica, arte, sport.
Il lunedì alle 21.30 spazio al basket con la gara del Teramo Basket 1960. Il martedì alle 21.30 la gara di basket della Teramo a Spicchi. Il mercoledì alle 21.30 la spassosa trasmissione di sport Falso 9 con Silvio Sarta. Mentre il giovedì alle 21.30 appuntamento con Cuori Biancorossi, il format dedicato ad un personaggio sportivo della città di Teramo. E il venerdì alle 21.30 la trasmissione di approfondimento Diciamola Tutta. E poi le nostre trasmissioni speciali come La Scienza in Valigia, Destinazione Abruzzo. Il nostro viaggio tra i borghi della provincia di Teramo, tra splendidi paesaggi ed enogastronomia con Borghi e Gusto. Lo spazio dedicato all'Istituto Zooprofilattico Caporale d'Abruzzo e Molise, Caporale, e Restart va vibrata. La domenica seguici con Remake, il riassunto di tutti i principali avvenimenti della settimana. E naturalmente, nel corso dell'intera settimana, approfondimenti e redazionali giornalistici sui fatti più interessanti avvenuti in regione. Teleponte è sempre con te. Eccoci qui, torniamo insieme in compagnia dell'ospite di questa giornata, ve l'ho annunciato poco fa, si tratta di Florio Corneli, benvenuto. Grazie. Presidente di Feder Manager. Dunque, intanto benvenuto. E cerchiamo allora innanzitutto di chiarire, mi sembra la cosa più importante da fare all'inizio per entrare un po' nell'argomento, cos'è Feder Manager? Innanzitutto cominciamo... È un'associazione, una federazione che nasce circa 70 anni fa, associa i manager delle aziende produttrici di beni e di servizi. E qua forse introduciamo un primo concetto, chi è un manager, perché nella tradizione italiana è manager colui che ha la qualifica di dirigente di azienda. E un po' in tutta l'Europa, un po' in tutto il mondo, il concetto di manager è un po' più articolato. Il manager di solito sono i quadri apicali delle aziende e i dirigenti di aziende. Probabilmente pure noi stiamo andando a rivedere questo concetto, tanto che adesso associamo oltre che i dirigenti pure i quadri apicali. Terzo ragionamento, il dirigente oggi è una figura che vaga un poco tra la condizione del professionista e quella del lavoratore dipendente, di volta in volta è professionista, è professional, qualche altra volta è dipendente. E quindi pure qua abbiamo aperto una terza branca, una terza gamba abbiamo aperto della federazione che associa i professional in modo da avere una rappresentanza tutto tondo dei dirigenti e di persone ad alta professionalità. Vorrei fare un attimino un ritorno indietro verso il concetto di quadro, volevo rifare, perché chiaramente noi abbiamo, rispetto al resto dell'Europa, in modo particolare della Germania, dei paesi all'economia più avanzata, noi abbiamo una frantumazione di imprese, abbiamo una presenza della piccola e media impresa che caratterizza tutta la nostra economia e che purtroppo sta diventando il limite della nostra economia. Allora, il dirigente di solito sono figure tipiche della grande e media azienda, mentre nelle piccole aziende utilizzano molto di più la figura di quadro e qualche volta anche la figura di impiegato che occupa posti di alta responsabilità. Ho capito. Quindi abbiamo spiegato appunto questo concetto di manager, ma Feder Manager che cosa ci fa con questi manager praticamente? Cerchiamo di spiegarlo in parole molto semplici. Sì. Noi di questi l'elemento più caratterizzante della nostra attività è il contratto collettivo. Noi insieme a Confindustria, per quanto riguarda i dirigenti della grande industria, e insieme all'API per quanto riguarda i dirigenti della piccola e media impresa, facciamo il contratto collettivo per i dirigenti ed è forse la cosa più eclatante, più grossa, più importante, più evidente della nostra
attività. Nel contratto collettivo, però, oltre ad assistere il dirigente nella contrattazione collettiva, noi assistiamo il dirigente pure per quanto riguarda il contenzioso, i problemi legali, problemi soprattutto di previdenza e di assistenza. Poi magari ci entriamo su questi temi per affrontarli nella specificità. Qui è per dare un quadro generale, sì, perché per magari nella questo... specificità. La nostra vision, chiaramente la vision della Federmanager, è il traghettamento da una rappresentanza sindacale come è nata, no? Quasi tutte le organizzazioni nascono come rappresentanza sindacale, a una rappresentanza di tipo sociale. Noi sentiamo forti il richiamo non della dirigenza, ma dell'essere classe dirigente, che è un concetto forse più evoluto rispetto a quelle della dirigenza, forse più importante, in quanto si tende ad avere un'influenza sulla collettività rispetto a quelli che sono pure la nostra vision, rispetto a quelle che sono pure le caratteristiche tipiche della Federmanager, che sono, noi ne abbiamo nel DNA tra le caratteristiche tipiche, la meritocrazia, abbiamo tra la meritocrazia, ovvero il dirigente viene dal merito, è una selezione che fa nel momento in cui diventa dirigente ed è una selezione che fa in tutti gli aspetti, i momenti più importanti della propria vita aziendale, perché si misura sempre con i risultati. Quando i risultati non ci sono, è un po' come la storia dell'allenatore di calcio, no? Va tutto bene, però se arrivano i risultati si vince la squadra e viva l'allenatore lo confermiamo, probabilmente guadagna pure di più. Se i risultati non arrivano, l'allenatore va sostituito. Da un po' di tempo stiamo affrontando pure il problema della sostenibilità del sistema azienda, del sistema Italia, stiamo affrontando pure, perché ci rendiamo conto che sempre più c'è una polarizzazione dei redditi. I ricchi diventano più ricchi, i poveri diventano più poveri, il numero dei ricchi decresce, il numero dei poveri aumenta, e chiaramente noi apparteniamo tipicamente a quella classe intermedia che viene ad una classe intermedia, apparteniamo a quel ceto che solitamente veniva identificato come borghesia, veniva, in cui c'è la ricchezza del paese, perché quella che fa crescere i consumi, che fa crescere l'economia e che fa crescere il benessere sociale. Ho capito. Importante in Federmanager il concetto di industria 4.0. Noi eravamo abituati prima a 2.0, poi siamo arrivati a 3.0, 4.0, addirittura l'altro giorno 5.0. Prima o poi arriveremo a 6, a 10, chissà dove. Allora, cerchiamo di capire che vuol dire industria 4.0. Dunque, allora, noi siamo partiti con la prima rivoluzione industriale, gli anni non me le ricordo, però pure perché non c'ero quando è partita la prima rivoluzione industriale. Altrimenti probabilmente avrebbe diversi anni. La macchina tessile, il telaio, fece il primo inserimento, si cominciò a lavorare con le macchine, c'è poi la prima. Poi ci fu una seconda. Poi c'è stata la seconda con i sistemi tayloristici, in cui c'è un sistema organizzato che vigeva nelle aziende. La terza entra l'informatica nelle aziende. Per cui abbiamo un'industria 3.0 in cui c'è un grosso inserimento dell'informatica. Nell'industria 4.0 che cosa succede? Tutti i sistemi vengono messi in dialogo tra loro, e praticamente l'ingresso di internet, in cui chiaramente sono concetti molto semplificati in qualche maniera, in cui l'attenzione si sposta da chi produce beni o servizi a chi utilizza i beni e servizi, perché ha la possibilità di un'interazione complessiva con i vari sistemi, per cui i sistemi cominciano a dialogare tra di loro, l'utente dialoga con l'azienda, dialoga col commerciale, dialoga con la produzione, dialoga con dialogo con chi fa materialmente il prodotto, e c'è una risposta immediata, un dialogo immediato e forte tra il mercato e il produttore di beni e servizi. Perfetto. Intanto tutti possono aderire a Federmanager, intendo chiaramente dirigenti nella specificità in cui ne ha parlato poc'anzi.
Noi siamo la più grossa rappresentanza, siamo all'incirca 70 sedi, mi sembra, 70 sedi, 180.000 iscritti siamo, per cui siamo la più grossa organizzazione che rappresenta i manager di azienda. Però rappresentiamo le aziende, i manager di aziende produttrici di beni e di servizi. Poi ci stanno altre categorie, le cito così con la speranza di ricordarne il più possibile. Ci stanno la federazione che raggruppa i dirigenti delle banche, la federazione che raggruppa i dirigenti del commercio, la federazione che raggruppa i dirigenti della Banca d'Italia. Quasi tutte queste a loro volta vengono, si associano in una confederazione superiore che si chiama CIDA, che è il livello superiore CIDA, che è letteralmente Confederazione Italiana Dirigenti ed Alte Professionalità, che mette insieme tutte quante le categorie dei dirigenti. Perfetto. Naturalmente Federmanager, immagino, si occuperà anche di formazione dei dirigenti, di queste figure. Certo, chiaramente nella difesa dei dirigenti, nella difesa dei dirigenti c'è la necessità di avere del personale, poi magari se entriamo un po' a parlare di economia in senso più largo lo affronteremo questo problema, c'è sempre più la necessità di avere un dirigente che sia competitivo, che sia adeguato al momento, perché fare il dirigente ieri o farlo oggi ha delle competenze, delle caratteristiche e delle attitudini completamente diverse. Probabilmente 40 anni fa un dirigente come me difficilmente sarebbe venuto in questa trasmissione, perché la comunicazione era un valore marginale rispetto alle competenze che ha richiesto il dirigente. Oggi negoziare, comunicare, essere presente sul mercato è in qualche maniera indispensabile per continuare ad essere attuali. In questo processo di attualizzazione noi li formiamo attraverso un fondo che è il nostro, poi, no, come tutte le cose, anche se questo è qualcosa che c'è comune pure alle altre categorie di lavoratori, un fondo che si chiama Fondi Dirigenti, almeno quello che condividiamo con Confindustria, condividiamo al 50%, noi il 50% Confindustria, in cui prendiamo lo 0,30% degli stipendi dei lavoratori e li versiamo in questo fondo. I lavoratori, se li ripeto, che noi gestiamo insieme a Confindustria come Federmanager, i lavoratori poi se lo riprendono sotto formazione erogata. Proprio in questo periodo, prima che lei mi ha fatto la domanda sull'industria 4.0, noi insieme al sistema Italia, perché l'industria 4.0 è una di quelle cose che servono, indispensabili a mio avviso, indispensabili per cercare di rimediare a quel gap che oggi esiste tra l'Italia e il resto d'Europa, tanto che l'industria 4.0 nasce in Germania, che è l'economia più avanzata della nostra Europa. In particolar modo la formazione dei manager, su quali argomenti punta negli ultimi tempi? Ecco, oggi chiaramente oltre a quelle tradizionali, noi abbiamo chiaramente due tipi di formazione, quelli che formano al saper fare e quelli che formano al saper essere. Noi la formazione base della nostra attività, quella base dell'attività, è sul saper essere. Oggi stiamo affiancando, proprio in questo periodo, siamo usciti con un bando, il 2.10/18, siamo usciti con un bando che riguarda l'industria 4.0, con cui per la prima volta parliamo in maniera sistematica del dialogo delle banche dati, di come le banche dati dialogano tra di loro, di come si utilizza le banche dati, la capacità, le potenzialità che queste banche dati hanno rispetto alla possibilità di saperle utilizzare. Stiamo introducendo un'altra cosa molto richiesta, tra l'altro, un'altra categoria, che è il project manager dell'industria 4.0, ovvero come si guida un percorso che porta un'azienda al 4.0. Questa è la nostra caratteristica, oggi quella che va di più, certo, su cui cerchiamo di investire di più. D'altra parte, in coerenza con quello che sta facendo l'Italia. Sicuramente. Dunque, tra poco continuiamo a parlare di Federmanager, anche per capire l'assistenza, no, di previdenza che fate anche a questi manager. Ma andiamo a vedere cosa ci raccontano i siti web, che sono sempre informatissimi fino all'ultimo momento. Per esempio, Certa Stampa ci parla del carnevale.
Lei viene da Pescara, sì. Immagino. Che si fa a Pescara per il carnevale in questo periodo? Le risulta qualche manifestazione, qualcosa? Ah, sì, io vedo che c'è qualche cosa, c'è un po' di movimento, troppo per... Non credo che abbia il tempo e anche l'entusiasmo, insomma, di partecipare come ogni me. Ogni tanto giro, siccome abito dalle parti di Piazza Salotto, abito in giro, allora, allora vedo qualche cosa che c'è. Ieri vedevo ancora, riflettevo, perché vedevano ancora, pure qua, c'è un sistema innovativo con delle maschere che non conoscono perché non appartengono, invece ci sono quelle tradizionali, tipiche del Fu Walt Disney, sì. Del Fu Walt Disney, che continuano ancora ad imperversare. Uno capisce in quel momento, se riflette un attimo, dice che la genialità dell'intuizione, se dopo non so qua Topolino quanti anni ha, Topolino se non ricordo male, non vorrei dire una sciocchezza, ma proprio recentemente ha compiuto 100 anni, non vorrei dire una sciocchezza. Che un prodotto dopo 100 anni si riesce a vendere ancora, per cui immaginiamo che... Sì. No, è un peccato che non esistano praticamente poi maschere tipo Colombina, Arlecchino, Pulcinella, le vere maschere del carnevale. Probabilmente i bambini non conoscono neppure queste figure. Io invece ricordo alle scuole elementari mi spiegavano che quelle erano le vere maschere del carnevale, che da principessa, da ballerina e quant'altro non erano maschere vere di carnevale. Comunque, fatta questa digressione sul carnevale, perché le dicevo questo? Perché a Teramo il carnevale ultimamente è stato sempre un po'... No? Lasciato andare, quest'anno un imprenditore ha deciso di organizzarlo e quindi il Carnevale di Varani, appunto questo imprenditore, piace Teramani, perché l'alternativa sarebbe stata il nulla, giustamente. Però ben venga, ma a quanto pare sarà un carnevale di freddo e neve in Abruzzo, a partire quindi da oggi, un carnevale freddo ed effettivamente questa mattina, diversamente dagli altri giorni, ho notato le temperature molto più basse e chissà che, speriamo non accada, arrivi anche la neve. Al Teatro Comunale lo spettacolo di Camlecce Ceneri, martedì 13 febbraio, gli studenti delle scuole di Teramo parteciperanno ad una mattinata interamente dedicata all'approfondimento di un tema forse troppo poco conosciuto, ovvero il nazifascismo, con questo spettacolo. Andiamo a vedere che ci racconta ML, 5 coltellate al rivale in amore, braccato dai carabinieri, arrestato, l'altro è in fin di vita e ancora Chiodi lancia la sfida ad Alfonso, vende fumo con la storia del ministro perché deve giustificare la grande fuga. Teramo Basket, vittoria da playoff contro Matera, 91-75 il finale. Poi ruba capi d'abbigliamento per 100 euro da Globo Sport, arrestato. Lasciamo anche ML, vediamo che ci racconta invece City Rumors, così li vediamo tutti per par condicio, visto che va di moda in questo periodo. Martinsicuro, incidente nel sottopasso di via del Messi, questo intanto un primo articolo, e poi politica a Teramo, Alba Adriatica, i candidati alle politiche battezzano l'info poi del Movimento 5 Stelle. Poi a Giulianova, l'Istituto Crocetti Cerulli, triplicate le iscrizioni per operatore del benessere. Giustamente questo è un altro settore che piace molto, perché è vero, anche un po' la cucina, quindi il benessere del cibo, che anche ci dà il cibo, ma anche il benessere che ci danno tutte le varie terapie, tutti i vari tutto ciò che ha messo in connesso. È il portato dei tempi moderni, se assolutamente vogliamo, sì, no? Assolutamente sì. Elimina la fame, però poi è costretto a fare le diete. Eh sì, e infatti c'è chi ci fa ingrassare. Elimina la fatica fisica, il lavoro fisico, elimina e poi va in palestra. Il mondo di oggi è contraddittorio. L'ultima riscoperta che abbiamo fatto delle tradizioni riguardano i pantaloni strappati, che io vengo da Castirendi, un paese qua del Teramano, vengo come origine, ed era normale vedere pantaloni con le toppe nella mia infanzia, certo. Vedere pantaloni con le toppe, pantaloni ramperciati, poi le abbiamo eliminate col vero, però adesso si va a comprare. E più sono strappati più costa. La cosa simpatica è quella. Del resto lo abbiamo sempre detto, siamo un po' tutti contraddittori. Ma torniamo a Federmanager. Dunque, naturalmente Federmanager dà sostegno previdenziale e assistenziale, ma in quali termini?
Allora, faccio pure con una punta di orgoglio, di stentato orgoglio, consentitemelo questo, e di essere stati coloro che l'hanno visto lunga e da lontano, hanno visto, perché noi siamo stati forse la prima associazione che ha dato ai propri iscritti la possibilità di fare previdenza integrativa. Chiaramente previdenza integrativa è sanità integrativa. Sulla previdenza integrativa, fermo, poi andiamo sulla sanità, che è ancora più bella, se vogliamo, più sociale come fatto. Chiaramente noi una parte dei soldi di contrattuale che andavamo a negoziare, il contratto lo prendevamo e li mettevamo da parte, ma questo lo facevamo 40-50 anni fa, quando la previdenza integrativa nemmeno si sapeva che cosa fosse. È chiaro che ancora dopo 40-50 anni, adesso la previdenza integrativa lo fanno tutte le categorie, tutti quanti i lavoratori hanno la necessità, che però nasce come necessità aggiuntiva con la crisi delle pensioni, con le pensioni erogate dall'INPS, per cui oggi c'è la pensione dell'INPS che non è più tale da garantire una continuità nella vita post lavorativa, non è tale da garantire sostegno, lo integriamo con qualche altra cosa. Noi l'abbiamo fatto a prescindere, chiedevamo già allora un sostegno allo Stato, chiedevamo per dire questi soldi qua tassiamoli, non facciamoli figurare come reddito, purtroppo stiamo ancora con quelle richieste, con la speranza che prima o poi ci venga accolto e quei soldi che erogiamo vengono detassati. Noi abbiamo pure degli istituti che condividiamo sempre al 50% con la Confindustria e il Capidi, lo ricordo uno per tutti, il Capidi, che è proprio un istituto che gestisce la previdenza integrativa. Invece per quanto riguarda l'assistenza integrativa ancora meglio là, no? Forse siamo stati ancora più lungimiranti. Noi abbiamo il FASI, Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa. Il FASI pure qua è nato come volontà di dirigente, all'inizio era solo dei dirigenti il FASI, che hanno detto vabbè, facciamoci un'assicurazione che ci dà diritto ad alcune prestazioni aggiuntive. Poi c'è stata un'evoluzione, sto fondo che si era creato, che gestivo, l'abbiamo condiviso contrattualmente con Confindustria e adesso gestiamo, mi sembra, guardi, sono convinto di non dire, di essere nel giusto, sono convinto di essere nel giusto, quando dico che mi sembra che sia il primo fondo integrativo d'Europa. Siamo il Fondo Integrativo d'Europa. Il FASI ha due valenze essenzialmente. Uno, di fornire assistenza ai dirigenti, ripeto, pagati in proprio. Uh-huh. Sia ben chiaro, perché tante volte quando si parla di dirigenti sembra che si stia parlando di gente che chissà quale potenzialità economiche ha e quali privilegi ha. No, sono la sanità, se lo paga in proprio, ma non solo lo paga in proprio. La sanità che si paga in proprio, le prestazioni, quando si rivolge al proprio fondo, chiaramente non si rivolge alla sanità statale, per cui addirittura il fondo sanitario, il FASI diventa un valore aggiunto per lo Stato, perché noi dirigenti quasi sempre ricorriamo al FASI che dovrebbe essere integrativo, che però nei fatti sta diventando sostitutivo della sanità nazionale, su cui poi continuiamo a pagare i contributi. Ma Federmanager comunque si occupa, diciamo, anche di tante altre cose, no? C'è un vasto campo, diciamo, in cui voi intervenite. Intanto, a suo parere, Federmanager, insomma, quali metodi individua per uscire da questa crisi che comunque, cioè, non ce ne siamo ancora sbarazzati, siamo ancora immersi in questa crisi, nonostante si veda qualche piccolo segnale positivo, ma è sempre un più zero virgola, meglio di meno sicuramente, ma la crisi imperversa ancora c'è. Noi come aderenti a CIDA abbiamo preparato un fascicolo che riguarda le valutazioni proposte della dirigenza sulla politica sociale ed economica del Paese, su cui a mio avviso se qualcuno del mondo della politica, stiamo cercando, facendo noi in modo che lo legga, perché facciamo degli incontri per dire le cose che ci aspettiamo. In questa sede, per rispondere alla sua domanda, dottoressa, vorrei parlare di quelle che sono le indicazioni di politica industriale soprattutto, uh-huh. No? Perché se non affrontiamo alcuni nodi di politica industriale, dalla crisi usciamo
E poi ci rendiamo, faccio una cosa di carattere generale, i segnali di ripresa dell'economia italiana ci sono, è innegabile dirle, ci sono, è chiaro che sono dei segnali che non fortissimi, sono timidi, su cui che però si può cominciare a lavorare. Mi sembra che la strada intrapresa poi non sia una strada sbagliata, sia ci si può lavorare, certo si può fare meglio, si deve fare di più, pure perché usciamo dalla terza guerra mondiale dal punto di vista economico, questa è stata una guerra, è stata, no? Quella che le politiche oggi che bisogna fare sono politiche dirette alla internazionalizzazione, alla globalizzazione delle imprese. Nel senso che noi siamo stato un paese che ha pagato più di altri la crisi economica. Perché? Perché noi abbiamo un sistema della piccola e media impresa molto più diffuso di quando ce l'hanno i tedeschi. In Germania la piccola e media impresa rappresenta il 50% dell'economia industriale, in Italia rappresenta il 94-95%, mi sembra, per cui quando ci si è trattato di misurarsi globalmente sui mercati globali, la piccola impresa non ha le gambe per camminare su dei mercati che sono, su delle acque che sono così turbolente. Però l'internazionalizzazione e la globalizzazione hanno la possibilità di affrontare, se c'è una crisi in un'area, lo sposta nella misura globale su un'altra area. Però per fare questo bisogna andare su dimensioni di tipo diverso. Noi l'altro problema che poniamo, quindi andiamo incontro, e questo pure nella formazione, prima si parlava come dirigenti, stiamo molto operando nel settore della formazione verso la globalizzazione e l'internazionalizzazione. L'altro problema che poniamo al centro dell'attenzione è il divario che esiste tra costo del lavoro e retribuzione netta reale in busta paga. Certo, senso che questo è un gravissimo problema. È un gravissimo problema di tutto. Se poi consideriamo che il dirigente per sua collocazione strutturale fa parte del ceto medio, e il ceto medio è quello che produce più ricchezza rispetto a quello che consuma di più, perché le risorse del ceto medio quasi, non so in che percentuale, ma in una percentuale altissima va a finire verso i consumi. Quelli della grande borghesia, dell'alta borghesia, una grossa quantità va a finire al risparmio, nel senso che se per vivere ci vuole 10.000 euro, non so cifre, per l'amor di Dio, non volevo dare un'idea sbagliata, no, però se poniamo come fino a 10.000 euro posso consumare, no? Posso consumare, quindi favorisco le politiche di consumo, oltre 10.000 euro, quelli sono i consumi, per cui va a risparmio una spesa di investimento, per cui mi comprerò un'altra casa, due, certo, tre case, però... No, ma forse anche questo è il motivo per cui quelli più ricchi sono anche più tirchi, diciamo la verità, quando si ha poco tra le mani, giustamente, vabbè, spendiamo tutto, tanto che cosa metto da parte? Allora dicevo, scusa, che per chiudere il discorso sulla politica industriale, nel settore dell'innovazione, se oggi uno prende la cartina geografica dell'Italia e li disegna in diversi colori secondo il grado dell'innovazione raggiunta dalle varie regioni, purtroppo l'Italia non sarebbe favorita in questo quadro, l'Abruzzo non sarebbe favorita in questo quadro, si scopre che c'è una varietà. È chiaro che bisogna recuperare il gap che ci separa rispetto agli altri stati, ma soprattutto il gap pure di innovazione che ci abbiamo all'interno del sistema Italia tra le varie regioni. Rispetto a questo, ritorniamo sulla formazione, perché il dirigente rispetto a queste nuove sfide è un dirigente molto molto diverso da quello che c'era ieri, e bisogna formarlo pure rispetto a questo adeguatamente. Naturalmente. Dunque, il nostro tempo a disposizione è praticamente terminato, ma una curiosità per invece l'occupazione giovanile, Federmanager dà qualche contributo? Ma questo sicuramente, che stiamo cercando di mettere a disposizione le nostre risorse economiche, ma soprattutto quelle personali, perché ritengo che il dirigente, proprio per il percorso di vita
che ha avuto, sia il percorso di vita lavorativo che ha avuto, sia in grado di trasmettere competenze. Noi adesso abbiamo fatto delle convenzioni con le università, con le tre università, con Teramo lo dobbiamo ancora fare, l'abbiamo fatto con Pescara e con L'Aquila, proprio per favorire l'incontro, non solo l'incontro tra chi chiede lavoro, che le aziende, il mondo delle aziende e il mondo dei ragazzi delle università. Ma non solo li favoriamo come incontro, ma non ci limitiamo solo a celebrare il matrimonio, facciamo qualcosa di più, che nella fase di inserimento, nella fase di avvio, mettiamo a disposizione dei nostri tutor che facilitano l'inserimento, proprio li supportiamo in modo, perché tante volte pure quando si va a vedere dei ragazzi che vengono assunti per fare gli stage, vengono assunti, poi non so se si dice stage o stage, no? Io dico stage, ma ecco. Tanto ho notato che ogni tanto qualcuno cambia i termini. Sì, quindi in realtà è francese come termine, mi dicono, vabbè, no, se ricordo. Stage, stage. Stage, insomma, dovrebbe, però ormai abbiamo inglesizzato tutto, per cui... Sì, che, assolutamente sì. Però quando si parla, vediamo che molte volte questi ragazzi vengono messi per fare degli stage importanti, però poi alla fine vengono utilizzati per fare fotocopie, sì, per fare lavori del commesso, andare a fare il deposito in banca, insomma, dei lavori. Noi invece procuriamo un progetto formativo dei ragazzi e poi li seguiamo durante il via. E quindi anche per i ragazzi, diciamo, ci sono grandi opportunità grazie a Feder Manager. Perfetto, dunque Florio Cornelli, grazie per essere stato con noi, per averci anche raccontato un mondo sconosciuto probabilmente a chi non è manager e a chi giustamente non lo frequenta direttamente e chi naturalmente potrà usufruirne, magari adesso si è fatto qualche idea più chiara. Grazie al presidente di Feder Manager Cornelli e naturalmente grazie anche a voi per averci seguito anche in questa puntata di Prima di Tutto, che torna naturalmente domani puntuale alle 7. Arrivederci. Arrivederci e buona giornata.